Torna a crescere il turismo in Cina. Secondo i dati del Ministero della Cultura e del Turismo cinese, nei 5 giorni di vacanza in occasione del 1° maggio, il numero dei viaggi ha raggiunto i 274 milioni, con un aumento del 71%, superando il livello pre-pandemia del 2019, mentre le entrate del turismo interno hanno toccato i 21 miliardi di dollari, in crescita del 130%. La ripresa del turismo ha anche stimolato i viaggi internazionali. I dati della piattaforma di viaggi cinese Fliggy mostrano che le prenotazioni per i viaggi in uscita durante le vacanze del 1° maggio sono aumentate del 200% rispetto a quelle del Capodanno cinese. Secondo le stime, nel corso del 2023 il numero di viaggi turistici in entrata e in uscita supererà i 90 milioni, raddoppiando rispetto allo scorso anno. Felicissimi della notizia della riapertura dei flussi turistici dalla Cina per il nostro paese. Siamo a Roma, nella sede dell'ENIT, l'Agenzia Nazionale del Turismo. Per noi è una importante notizia da un mercato che cresceva a due cifre nel 2019 e che aveva veramente dato delle prospettive importanti, e quindi si riparte da lì, ma si riparte anche con un approccio nuovo di promozione del nostro paese nel mondo, con un focus sicuramente sui paesi dell'Asia che hanno il più alto potenziale, e ovviamente la Cina è il paese principe per noi da questo punto di vista. Ripartiamo appunto da dove eravamo rimasti, da una amicizia anche importante che era stata siglata con l'anno del turismo e della cultura Italia-Cina, che era 2020. L'Agenzia Nazionale del Turismo aveva un ruolo importante, perché aveva non solo un ruolo di promozione turistica, ma anche di sviluppo di tutte le attività di comunicazione in Cina nell'anno 2020. Questo anno in realtà poi è stato spostato al 22, ovviamente con un diverso approccio sottotono, alla luce naturalmente della situazione pandemica, e la notizia che ci è arrivata per noi è straordinaria.